Il Libro Bianco è stato fatto per dare continuazione al lavoro fatto, all'enorme lavoro fatto dalla Camera di Commercio prima di Trieste e poi della Venezia Giulia, e oggi Camera di Commercio Venezia Giulia e Camera di Commercio Pordenone Udine. La Camera di Commercio ha sempre lavorato su infrastrutture, ne abbiamo fatto un grosso lavoro, le istituzioni alte hanno fatto un grosso lavoro. Il Libro Bianco vuole fare il punto di tutti i lavori portati avanti e vedere quello che manca dal punto di vista di chi opera, cioè le imprese, i bisogni delle imprese, per cui il Libro Bianco andrà a significare i bisogni delle imprese rivolte alle istituzioni preposte regionali in questo caso, ma anche nazionali, in tema di completamento di determinate infrastrutture, l'accessibilità, la velocizzazione di vari segmenti di prodotto, ma soprattutto lavorare anche sulla sburocratizzazione che abbiamo in questo paese, direi molto accesa, non trovo gli aggettivi giusti per dire un po' anche la rabbia che abbiamo, perché ogni pensiero che andiamo a fare, ogni progetto che portiamo avanti ci vogliono anni poi per realizzarlo. Ecco, oggi il Libro Bianco dirà, metterà in evidenza quanto voluto dagli imprenditori. È la politica che chiediamo, sempre ancora nuove risorse, gestire bene i piani del PNRR in termini di infrastrutture di trasporto, logistiche, portuali, darci questa priorità di velocizzazione delle pratiche, poter realizzare in tempi utili, che siano ancora utili poi i progetti senza che poi diventano vecchi aspettando le carte, e oggi chiederemo questo alla politica principalmente. La regione comunque presenta un sistema infrastrutturale con alcune strade, ferrovie, 4 interporti, un aeroporto, un porto importante, il primo d'Italia. Però ci deve essere maggiore interconnessione, maggiore collegamento appunto tra queste infrastrutture, e soprattutto bisogna appunto pensare già al futuro, e quindi in vista magari dell'istituenda zona logistica semplificata, che rappresenterà sicuramente un'opportunità per il territorio, per attrarre appunto diverse imprese sul proprio territorio, come anche la stessa Gorizia, Nova Gorica, capitale europea della cultura del 2025. Bisogna fare in modo di poter accogliere velocemente appunto i turisti che vorranno visitare Gorizia in quell'anno, e soprattutto lasciare valore aggiunto sul territorio, quindi che non sia un qualcosa di transito, ma che possa permanere anche negli anni successivi. Ma è un'importante iniziativa che il sistema camerale, quindi al di là di quelle che sono le rappresentazioni dei territori, va a identificare uno dei temi fondamentali per lo sviluppo della nostra economia, quello delle infrastrutture. Infrastrutture vuol dire industria, vuol dire turismo, vuol dire logistica. E mai come in questi anni questo è un tema diventato centrale, mai come ora, anche perché soprattutto con l'utilizzo delle risorse del PNRR noi dobbiamo ottimizzare quelle che sono le opportunità già in essere con la porta di Trieste, con gli interporti, con l'aeroporto, con gli interscali e tutto quello che sappiamo. Però bisogna sempre più credere che questi sono valori, al di là di dove siano collocati, della nostra regione, e tutti dobbiamo chiaramente far tifo affinché questo percorso trovi la sua massima espressione di successo. Antonio Guerrieri, amministratore delegato di Alpe Adria. Alpe Adria è un modello sull'intermodalità. Cosa avete fatto in questi anni e perché gli altri ci invidiano il vostro ruolo? Beh, noi anche con l'aiuto importante da parte di Regione, autorità di sistema, la stessa Camera di Commercio di Trieste, tutti hanno creduto in questo strumento e quindi l'abbiamo portato avanti, ma il modello è quello del network, che si è sempre più allargato, e quindi quando noi parliamo di network non è 2, 3 treni, 4, 5, ma stiamo parlando di 10.000 treni programmati che vanno e vengono dal Friuli Venezia Giulia. Alpe Adria, di cui mi onoro di essere amministratore delegato, ne fa 6.000 di questi 10.000. Devo dire che le sinergie che le istituzioni insieme con i privati operatori del porto sono riusciti ad analizzare e a realizzare insieme, e ci portano adesso come un modello operativo importante invidiatoci da mezza Europa.